Amici ed amiche, un caro saluto a tutti e bentornati al nostro appuntamento del venerdì con Toy Tinker Simulator. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi naturalmente che vi iscrivete ai miei canali social. Se non l'avete ancora fatto, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video, oltre a trovare il link per seguire i miei canali social, trovate un link che vi permetterà di visitare ed acquistare il vero cibo biologico italiano, che naturalmente è solamente dai piani bio. Mi raccomando, visitate il sito www.ipianibio.it. Allora, detto questo, iniziamo subito la nostra carriera. Andiamo avanti con la nostra situazione. Allora, ragazzuoli, nel nostro ultimo video abbiamo continuato la nostra il nostro avanzamento di carriera, ovvero abbiamo mandato avanti quello che era la parte della carriera e della parte professionale. Abbiamo portato avanti un po' di cosucce e oggi quindi andiamo avanti con la serie, e con questa serie qui. Allora facciamo un ultimo test e poi iniziamo subito subito. Ok, io direi che possiamo anche andare avanti. Approfitto ancora una volta per salutare la zappa storta e saluto anche mister Aiaiaia, ovvero mister Aleasso, vi porto i suoi saluti. Lui per questioni logistiche sta rivedendo un pochettino quella che è la sua ambiente lavorativo, e quindi è per questo che è offline. Approfitto anche per salutare e ringraziare anche il presidentissimo La Zappa Storta, insieme naturalmente a Mister Moreno, che saluto, e approfitto anche per mandare un grosso abbraccio agli amici dell'Emilia Romagna, che in questo momento, in questo periodo, sono alle prese con il fango, insomma, con questa situazione meteo, sperando che anche per loro possa ritornare presto 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 la serenità. E quindi facciamo un applauso naturalmente anche alla macchina di soccorritori, tutti coloro che sono impegnati in questo periodo, in questo momento, nelle attività di salvataggio e ripristino anche di tutte le infrastrutture. Carissimo Moreno, caspiterina, tu stavi in live e non mi hai detto niente. Mannaggia, Moreno, mannaggia. Ragazzi, approfittiamo per seguire il nostro Moreno, mi raccomando. E do anche il benvenuto ai nuovi iscritti al canale. Benvenuti e grazie. Ci fai compagnia, dai, dai, dai,
Il mio nome è Alessandro Power Supertech. Grazie mille ancora. Bentornati DJ Sassi, il mitico DJ Sassi. Alla console c'è DJ Sassi. Alla console c'è DJ Sassi. E tuzze, tuzze, tuzze. Oh yes, oh yes, oh yes. Steven Bird, ciao, benvenuto nel canale, benvenuto in questa gabbia di matti. Ragazzuoli, cosa vi ha portato di bello oggi il nostro Moinoschi e Tuzzi e Tuzzi? Daniel di cuore, grazie mille, benvenuti a tutti. Lei con quegli occhi mi spoglia, spogliatoio. Addirittura spogliatoio. Vai tranquillo, amore, non ti preoccupare, grazie ancora. Nel frattempo, qua siamo alle prese con questa situazione. Morino, ma hai fatto cose buone oggi oppure li hai stupiti con effetti speciali? Lo Morino so che vi stupisce con gli effetti speciali. Bir 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 panda birda c'è. Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti nelle avventure di Zio Gigino qua. In questo momento ci troviamo alle prese con questo giochino interessante. Ah, Moreno è un carissimo amico, al di là del fatto che lo conosco, diciamo, l'ho conosciuto in primis da Twitch, poi non lo conosco di persona, ma lo conosco, diciamo così, su altri canali social. Quindi, oltre ad essere una bravissima persona, oltre ad essere un bravissimo follower, è anche una bravissima persona. Dani Cuor di Rose, piacere mio, onorato di avervi quest'oggi qua. Benvenuti in questo piccolo canaletto. Oh, chiedo venia, benvenuto allora. Rose come il personaggio del Titanic. Tutto bene, caro? Mi fa piacere quando mi passi a salutare. Questa casa è anche tua. La chiave sta sotto a zerbino. L'unica cosa c'è da riempire il frigorifero. Quello che ci vuoi mettere ci mette, non ti preoccupare, noi qua mangiamo tutto. Ah, Rosa. Rosa è un nome diffuso al sud. Ho anche una cugina che si chiama Rosa, Rossella Rosa. Quindi mi farebbe scambiare dai. E quando vuoi. Ah. Di dove esattamente? Taranto, Salentina, Varese, Otranto? Mi sto facendo mente locale per ricordarmi un po' che... C'maffe? Ci muffare? La Puglia. Bellissima regione la Puglia. Ci sono stato per questioni lavorative, ci sono stato per un periodo. Lusalento, ah, Gardipoli, ah, c'è bella, lì c'è. A Lecce c'è un bellissimo duomo e anche la piazza di Santo Ronzo, dove c'è la statua del santo patrono. Con 30 minuti. Ah, quindi
Se è vicino, un po' come dove abito io a Caserta, ma anche Napoli è molto vicino. Ah, Salento, lo Sule, lo mare e l'Ujentu, eh? Ricorda ancora qualcosina. Nonostante sia passato un bel po' di anni, là, ragazzi, Torre dell'Urso, Gallipoli, bei posti. Sacca affascino, picca lo simpatico. Non sono tu simpatico, ma ci sto a provare. Ci mu fare. La lunga esperienza con gli amici salentini. Crai. Come si dice in salentino, domani alla crai. Questo è uno scioglilingua, questo è lo scioglilingua che mi ha insegnato un carissimo amico fraterno leccese. Lui è di Cutrufiano, ovviamente Lecce, come quelli che abitano in provincia di Napoli dicono Napoli, quelli di Caserta, Caserta, Salerno, eccetera, eccetera. Scesi beggia, beggia mia. Maci. Ah no, quello è più. È un poco più siciliano, sì. Sì, per noi domani diciamo cry alla cry, esatto. Biscry, buscry, cioè quando è qualcosa più a lungo, mo ci sono residui di memoria, quindi cry, buscry. C'è una declinazione particolare del tempo in tal dialetto leccese. Ah, Piscrae, ecco, mi ricordava una mezza cosa. Io conosco un gruppo salentino che si chiamano Sud Sound System. Se non ti scerri mai delle radici catini, rispetti pure quelli dei paesi lontani. Simu Salentini delu. Ah, Simu Salentini. La T deve essere marcata. Tipo da me, brindisi, bada te, iata tea. Ah, sì, hanno invertito le lettere centrali. Poi conosco anche una canzoncina che fa Telecce simu simu la ra la ra la ra Giacunga ciamu ciamu la ra la ra la ra Lucore noi budamu la ra la ra la ra E poi mi fermo qui perché la parte è censurar. Tutti gli insegnamenti dei miei amici fraterni leccesi. Oppure ci ma fai, guagna. Ci sta a fare, scus. Mo, guagna, man. Man, move. Comunque qui da noi siamo associati. Diciamo che il sud è un po' così. Ma ci sono anche, ovviamente, conosco anche persone che non sono del sud, che sono altrettanto socievoli. Diciamo che dipende anche dal carattere di una persona, ecco, perché conosco diverse persone che sono anche molto del nord, tipo il nostro Moreno che è molto socievole, molto divertente, non che gli altri non lo siano, però conosco, io ho conosciuto una picca a Lu Moreno e è un buono guagnone. Ah, meno male, dai. Ah, Lu Moreno, ci muffare.
E invece a Bari dicono cimaffe. Saluto anche gli amici baresi. Ah no, invece se, mi sembra di capire che invece è molto pimpante pimpamperi. Sì, diciamo che sì, Caserta, ragazzi, se potete andate a visitare, oltre alla reggia di Caserta c'è anche San Leucio, che è un altro bel posto da visitare. E c'è a San Leucio, che sarebbe la parte alta di Caserta, una parte antica, c'è anche un'antica struttura dove ci sono i filari, dove una volta andavano a preparare, a fare le tessere. Poi vabbè, mi verrebbe spontaneo dire visitate tutta l'Italia, ragazzi, perché l'Italia è fantastica. Giratevela da come si dice, da capo per, quindi giratevela tutta. E quest'estate, ragazzi, se possiamo dare una mano all'Emilia Romagna, mi raccomando, cerchiamo di andare là, così diamo una mano anche a loro, oltre naturalmente a, insomma, ad andare in Puglia, facciamoci anche una capatina da quelle parti là, così diamo una mano pure a quelle persone che in questo momento si trovano veramente in grossa difficoltà. Insomma, permetteremo una ripresa economica iniziando dal comparto del turismo, insomma, insomma, appena veramente. Ok, aspettiamo che finisce la pubblicità. Diciamo che ecco qua. Allora, per rispondere a Denunzio, credo, diciamo che un po' dipende sempre dal carattere di una persona, quindi non sempre le persone di un determinato posto possono essere secondo degli stereotipi. Ci sono anche le persone molto riservate a sud, come molto accoglievoli a nord. Cioè, voglio dire, io che poi ho avuto modo anche di girare l'Italia, ho avuto esperienze in prima persona, quindi l'Italia è bella perché varia. Poi l'importante è non mai generalizzare cose che magari fanno altre persone, generalizzano solo per un fatto che non capisco neanche il pro. Oh, ma sta, annascia miseria. Oh, che sa, beh, non capisco. Sì, vabbè, poi soprattutto, diciamo così, voi donne, siccome ci sono anche quei maschietti un po' invadenti, fate bene a tenere determinati atteggiamenti alla larga di voi, perché non si sa mai, diciamo, la capa catenana. Quindi ci sta la riservatezza. Soprattutto noi del sud, che siamo un po' più calorosi, allora è meglio tenerli a bada. Ah, non preoccuparti, Rosa, non ti preoccupare, Rose, non ti preoccupare, qua non siamo di quelli lì
che tengono imprigionate. Fatto bene la tossicità, soprattutto quando i rapporti non vanno molto bene, insomma. Per quel che si può recuperare, recuperiamo però poi. Ok, Dani, grazie ancora per il follow. Ti auguro naturalmente un buon fine settimana. Thank you so much. Have a very good weekend. Come si dice da queste parti? Ma raccomando, voglio che stai buono. Allora, forse si è ripreso. Credo di sì. Facciamo una prova. Allora. Io sono Lady, Lady, Lady Bacarozzo. Io sono carina. Con pigiama rosa vado là. Ma no, ma no. Io sono Lady, Lady, Lady Bacarozzo. Ma sono carina. Ti mando dentro a Bozzo. Scusate se è partita la musica ad alto volume, ma ho fatto un reset generale oggi e quindi è saltato proprio come il cacio sui maccheroni. Come il cacio sui maccheroni. Le maccheroni et tus, come dice il nostro Morina. Vai, vai. Mo ci facciamo un giretto andiamo a fare un test con i giocattolozzi che abbiamo riparato ultimamente. Allora, questo lo consegniamo. Allora, vediamo se mi ricordo. Master, ecco qua. Allora, oggi ci facciamo il giro con il drone. Vai, il drone che oggi regaliamo alla nostra Rose. E oggi regaliamo a tutti quelli che fanno e tuzzo e tuzzo. Oppla! Com'è? Allora, Q. Questo mi è difficile. In questo gioco non solo si riparano i giocattoli, ma si fanno anche i test. Sembra più un elicottero che un drone. Grazie ancora, Rose. Salutami Lusalento. Ruota, ruota, ruota. Vai, saluta Rose, fai l'inchino. Oppla, bravo, bravo quadricottero. Guarda che ci sta pure Moreno, eh? Quindi, se ci vuoi bene a Moreno, inclinati a destra, un po' a sinistra. Sì, sì, dai. Fattoremente alto livello questo quadricottero. Proviamo qualche altra cosa. Allora. Proviamo l'automobilina. Facciamo un po' di. Ah, questa è complicata, eh? Vediamo se riusciamo a fare il giro del mondo in 80 giorni. Oppala! No, si è ribaltata. No! Torna in ufficio, ma. Allora, vediamo un attimo cosa ci offre. Adesso facciamo qualcosa di un po' più complicato. Now we try to do. I'll try to repair a toy by a higher category. Allora, facciamo batterista. Yeah. Se non ti scerri mai delle radici che tieni, rispetti pure quelli dei paesi lontani.
Siamo salentini del mondo cittadini. Mi sei scordata. Opla. Moreno è scappato. Moreno è scappato. E tu se. La cipolla si è mangiata. E tu se. Opla. Questo è metallo. Aspio, il batterista di heavy metal, è un metallaro, questo sì che ci piace. O sarraggi, o sarraggi, o sarraggi, o sarraggi, ben nutrato. Io, e coppa regge, simuleto, quando guida ce fa caputta. Ormai, quando entra Gasperi, arriva subito il Sarragipen a tutta potenzen. Caro, carissimo Gaspari, buonasera a te e bentornato. Dove sei stato di bello? Sono stato da Torino. Quel fedendone. Veramente, fedendone. Quello Morino fa tunzi, ma si dice tuz. Bravo, vedo che ha capito come funziona. Aspetta, no qua. Vabbè. Ah. E infatti all'inizio non è partito, mi sa. O forse ero talmente preso che non ti ho letto. Comunque scusami. Esatto, infatti. Perché questo canale qua, ci sono rari questi eventi che arrivano, diciamo, più di 2-3 persone che si firmano, quindi è per questo che mi ero leggermente emozionato. O Freedom Wall, come si dice dalle mie parti. The Cold of My Body. House, Gaspar House. Gasparin, Gasparo, la lì e la no. Abbiamo fatto anche il jingle per il canale di Mr. Gasperi, anche se questo jingle l'abbiamo fatto diverso tempo fa. My name is Denuzzo. I am Sicilian. Denuzzo, ma dove vai? Denuzzo. Danny. E quasi mangi. Ah no, quello era Johnny. Aspetta, com'è? Danny, combini tanti guai, Danny. Questa è Cristina D'Avena, wow. Sta senza pensiero che arriva puro turno 2. De Friture. Mi sono ricordato di una sigla, Danny. Era un vecchissimo cartone animato degli anni 90. Wow, questi sono i primi anni 90. Era un bambino, un creatura che facevi i guai. E che pezzo, ragazzi. E mi fermo qui. Cioè, che pezzo, il pezzo e la canzone. Indica Gengis Khan. Hai visto uno dei tuoi ultimi, suoi ultimi rilasci? No, non l'ho visto. Devo dare un'occhiatina sul tubo. Devo dare un'occhiatina perché effettivamente la cosa è, mi intriga, anche perché fra le altre cose la Cristina quando fa i concerti oramai, diciamo che siccome accumula una fetta di platea di persone che sono non solo giovani, ma anche di quelli un po' più o meno della mia, allora ha dei ottimi successi i suoi concerti.
l'ultima volta che l'ho vista mi sembra un programma televisivo. Mi pare fosse il cantante mascherato o qualcosa del genere, o tale quale. Comunque, veramente ha fatto la storia dei cartoni animati, delle sigle dei cartoni animati, insieme al maestro Enzo Draghi, che sarebbe la voce di Mirko in Kiss Me Licia, e la voce anche di c'è un altro cartone animato famoso che adesso mi sfugge il nome. Lupin, la voce del cantante è del maestro Enzo Draghi. Oh, ma che si è bloccato? Ma che ha combinato questo? Allora sì, faccio così. Ah, mo usciti il cacciavite. Quello è il cacciavite che si era preso Morini. Tutta colpa di lui. Ah, sta tutto qua la vite. Acqua vite. Rieccomi. Ok, Gaspar, non preoccuparti, vai tranquillo. Non sentirti obbligato. Tu lo sai che l'importante è che vi divertite. Allora, qua. A Dennis. Dennis, combini tanti. Vai, Dennis. Morino, ti piace? E l'arcobaleno. Oh, ha stappato. Ha stappato. Cus do. Ah, Dennino è... È preciso, è sistemato, puntuale. Idu è puntuale. Ma guarda, chi non sbaglia vuol dire che non, chi non risica non rosica, quindi se uno non commette l'errore vuol dire che non fa esperienza. Cioè ovviamente poi dopo bisogna correggere, questo è normale. Meriglia. Ma noi ti vogliamo bene, caro Dennis, tu lo sai, Dennis. Noi scherziamo, ridiamo, però lo sai, sempre massimo rispetto, sempre. Questo a prescindere. Nichelatura, vai con la nichelatura. Nichele. Opla. Questo va sul banco, ya, come dice Maureen. Pulitura e ultrasound, ya. Wunderbar. Mucho, mucho wunderbar, ya. Ich gehe nach Roma zu fahren. Tu conosci la Maureen? Ya. Maureen. Sind hier. Morena ist sehr sympathisch. Detto, dovrei aver detto in tedesco, Moreno sta qua. Moreno è molto simpatico in lingua tedesca. In der Deutschland, ja. Chi è Moreno? Non lo conosco, è nuovo. Ah, sì, un certo... un tipo particolare che fa tunzi tunzi che si ribalta con i trattori.
A Moreno gli dobbiamo dare il gesso e il cassino. Alla lavagna, Moreno, scrivi 10 volte e tuz e tuz. Che non è tunzi tunzi. Tete. Sì, col pennarello, quasi quasi. Vediamo un attimo la cosa. Ah, qua stanno. Lulegno, ci può fare. C'è sta a fascia. Ai, buona, c'è sta a fedo. Muove. Vive le robe da sopra lui. Aspetta, no, pic. Stampa 3D, bellissimo. Un sacco di tempo che non me lo dice fa usare. Anche questo sotto la stampante 3D. No, questo no. Questo mi sa che fa qualcosa di interessante. Wow, mo si scrive tutto con il pennello. Pennarella, ma pure con la matita, con lapis. Ah, incisione laser, questo mo scrive e tuz e tuz, vai Moreno, vai tuz e tuz, ehi, l'ha scritto abbreviato tuz tuz. Wow Moreno, complimenti, guarda, senza volerlo oggi ho scelto la cosa giusta. Oh, il numero di Moreno è 41. Vabbè, ci vogliono altri 50 per... Comunque sì, dai, diciamo che tutto sommato è un bel tuz e tuz di un certo livello. Oh, attacca. Attacca, maestro, vai. Poi c'è Staffi? Wow, questi se non gli attacchi tutti i pezzi ti fa scrosteniare, ti fa praticamente, ti fa tu mi fai girare come fossi un trottolo, un tuzzo e tuzzolo. Io li dico con la cosina. Tunsi tuns. No, oh, preciso, Tunsi Tuns. Bravo, bravo Morin, bravo. Ah, ragazzi, ovviamente vi saluta Mister Mister Aleasso. Sta facendo un po' di lavori a casa, sta preparando il suo studio televisivo, il suo studietto che poi appena ritornerà in live ci stupirà con grandi effetti speciali. Allora gli faccio anche uno shoot out. Adesso ha detto che ha cambiato, quindi shoot. Vediamo se lo prende. Allora dovrebbe essere Aleasso. Mo è una parola, aspettate un momento, vediamo se mi esce qua. Ha detto che ha cambiato il nick del canale, quindi mo mi devo andare a cercare il nick preciso. Vediamo un po'. Ok, allora Aleasso underscore official, perfetto, Aleasso. Allora lo facciamo da qua. Aleasso underscore official.
Ecco qua. Ovviamente per gli amici di YouTube vi invito a passare anche nel canale di Morino. Facciamo anche uno shootout a Morino, chiedo scusa. Allora, iniziamo con Morino. Ovviamente vi invito a passare anche nel suo canale YouTube, mi raccomando. E passate anche nel canale del nostro Dennuzzo. Ah, DJ Sassi, a proposito, facciamo uno shootout generale così mi riprendo. Poi era. Eccolo qua. Mi raccomando, iscrivetevi nel suo canale, non fate furbacchioni perché io lo vengo a sapere. E soprattutto mi raccomando, quando vi iscrivete ai loro canali, naturalmente mandate i miei saluti. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate le notificozze. E come dice Morino, e tunze tunze. Per chi non si iscrive al canale è proprio un brutto formaggio. Io mi sa che dopo vado a fare mezza carica caffeina. Anzi, più che carica caffeina, faccio una bella carica teina. Sì, perché la carica caffeina l'ho fatta prima di venire in live, solo che troppa caffeina poi rischio di non smaltirla e quindi poi faccio l'old night. What's in you? Comunque stranamente, caro Moreno, non so se hai notato, ma mi pare che oggi è più stabile la situazione della connessione. A quanto pare avevo un problema con Windows. Infatti ho fatto una formattazione, ho fatto un reset generale e pare, dico pare che al momento stia andando leggermente meglio. Quindi probabilmente il mio sospetto era fondato. Qualche malware, qualcosa del genere, gironzolava. Tant'è che, a parte che sto utilizzando un altro browser, poi ovviamente ho notato che c'è un minor uso della GPU e della CPU, e quindi probabilmente avevo fiutato bene. E tuzzo e tuzzo, come dice Morino. Anzi, tunzi tunzi. Vai con la sabbiatura. Questa è la Vespa di Morino. Vai Morino, la Vespa. Guido la Vespa. Comunque Morino qua oggi. La giornata, devo essere sincero, stamattina c'era un po' di sole, una lenze sole. Poi mo si è annuvolato, però per il momento, e dico per il momento, non sta piovendo. Anche se comunque è prevista pioggia, quindi è che situazione che cambia via. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Oh, ecco qua, è arrivato anche l'applauso, meno male. Oh, allora, questa è la Vespa di Gaspari, va? Allora, facciamo così. Questa la dedichiamo a Gaspari.
questa vespa qua, il vespino e lo scuterozzo. A Morino vediamo cosa gli possiamo dedicare. Vediamo un po'. Ah, c'è un altro vespino, vai, un altro vespino. Questo lo diamo al nostro Dennuzzo. Qui domani piove, a qui piove come se... Ah, ma quindi manco si è fermata lì da te. Sta caspita di pioggia. Grazie Morino, grazie ancora per il ride, grazie per essere passato a salutarmi. Guaglioni, mi raccomando amici di YouTube, allora vi linko anche un attimo il canale di Morino. Allora, un attimo di pazienza che vi metto il link del canale di Morino, che naturalmente vi invito ad andare a seguire, mi raccomando, se siete iscritti a YouTube. E naturalmente, se siete iscritti a YouTube, passate anche nel mio canale ed iscrivetevi. Allora, questo è il link del canale di Morino. Poi vi metto vi faccio dire dal bot l'ultimo video che ho caricato. Domani uscirà un altro episodio, domani sabato uscirà un altro episodio di Trader Life Simulator 2, che vi invito a non perdervi, ovviamente, perché è una serie che sta andando, direi, abbastanza bene. Infatti, stranamente, grazie all'ultimo episodio ha fatto 137 visualizzazioni, ed è un grande record per questo canale, e soprattutto anche per questo tipo di gioco, che non è molto diffuso, e che quindi mi fa piacere che lo stiate apprezzando. Ciao Morino, grazie ancora, poi ci si becca off camera, offline. Thank you so much, my friend. Buona continuazione. Ah, poi c'è un altro canale che vi consiglio, è il canale di DJR80. È un canale musicale, è un DJ che fa, ecco, come state vedendo dal video, è un bravissimo DJ, mixa con i vinili, quindi attenzione, old school DJ. Il suo genere è musica anni 80. Io mi sono divertito, sabato scorso mi sono veramente divertito con lui, sono andato a passare un'oretta insieme a lui. Vi invito a passare nel suo canale, ma adesso vi faccio anche uno shootout di presentazione. Che naturalmente vi invito a passare anche nel canale del nostro amico Cayman Lori. Vi invito ad iscrivervi nel suo canale, mi raccomando, attivate le notifiche. Grazie Gaspari, grazie di essere passato, ti auguro un buon fine settimana, grazie ancora per la tua compagnia, per la tua fedeltà. Che ci sta sempre il nostro Gaspar House, e gli dedichiamo Gaspar House, tuts. Ciao Gaspari, grazie ancora di essere passato e buona continuazione. Thank you so much, my friend. Allora, che punto siamo? Sabbiatura, ok. Allora, un po' più avanti. House. Vai, questo è il vespino che lo dedichiamo... Questo lo dedichiamo a
Dennuzzo, questo lo dedichiamo a Dennuzzo. Tanto ci dovrebbe essere ancora qualche altro vespino. Avispareau. Come si dice da queste parti. Allora, vediamo un po'. Forno, ok. Qui ci mettiamo le pizze. ...400 gradi li raggiunge come se fosse uno schioppo di... schioppo di schioppi. Schioppaus. È un po' fringuellaus. Ah, questa volta l'ha fatto Blee. Wow, bello sto Blee. Bello, bello. Hai parlato proto bello. Il vespino senza parafanghi, però. Beh, che questo circolerà solo in estate, diciamo, con il tempo buono. Ok, allora vediamo se ce n'è un altro. Vespino, 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 dove sei? Allora, facciamo così. A Moreno gli diamo la varcatella. Una bella varcatella. Allora, cacciavite, misura 3 e misura 0, ok. 3 e 0. Li prendo tutte e due. Allora, cacciavite. Cacciavite, allora, cacciavite. 0. Cacciavite 3, misura 3, misura 3, 10 ce ne abbiamo, lo siamo a posto. Ah, le chiavi, giusto, chiave inglese, misura 0, ok. Poi, visto che ci troviamo... misura, questi ci stanno, ne prendiamo un'altra di queste qua. Ok, abbiamo preso tutto, ritorniamo al progetto, mi sono già scordato, abbiamo detto la varcatella, ok. Questi c'ha gli attrezzi usati dai jet. Ah, qua ci vuole il cacciavite. Ah, la chiave. Oppla, questa gira, fa mezzo giro. Fa mezzo giro. Questo cacciavite non mi piace proprio. Stappa. Scratch. Ya. Tutto. Ah, questo è tutto metallo, ottimo. La sabbiatrice. Questa è la smerigliatrice, levigatrice, delicata, lucidatrice vivante. Ecco qua. Allora, questa va sul banco a spruzzo a spruzzo, solo quell'era. Schmaffe, viene un piccolo. Cirillo, il mitico Cirillo 1976. Saluto l'amico Cirillo. Con un compare Cirillo. Lo compare Cirillo. Ci mo fare. Grande. Ecco qua, e voilà. Tricche, tricche, l'ariulam. Pesce, fritte, baccalam. La elica, gialla. Gialla, gialatini. Gialatem.
forno, il forno a microonde, vai. Allora, questo va di qui. Ja, ich gehe nach oben zu fahren. Wunder, wunder, wunderbar. Tu sei là, io là. Ja. Allora, ja, si fare cose interessanti. Ja, come dice Moreno. E come dice Moreno, schim. E tutti, yes, yo, yes, schim. Aus, aus. Morenaus. Oh, una bella stella marina. Marina, marina, marina. Andiamo più presto di là. Andiamo, andiamo in cucina. E poi andiamo a cucinare. Ai ai ai, questo gioco è molto sensibile. Ti scatterò una foto. Toy Tinker. Oh, allora ci facciamo un'ultima riparazione qua, poi ci congediamo. Allora, vediamo un po'. Museo dei giocattoli. Museo dei giocattoli. Prendiamo la nave. Allora, pezzi originali. Materiali. Che cosa ci manca? Spray giallo. Ok, spray giallo. Quindi, spray giallo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meglio abbondare che deficere. Come direbbe il grande Totò. Wunder, wunderbar. Ich bin nach oben zu fahren, ja. Ich bin neapolitanisch. Allora, questo, doppio clic. Ok, questa è fissata con le viti a spacco, viti a taglio. Questo mi sa che è tutto metallo. Mi sembra mezzo arrugginito. Allora, vediamo un po'. Sì, sì, sì. Tranne i dettagli là, il resto è tutto metallico. Maffe, vieni tu, vieni qua, voglio, voglio tappost. Wunderbar, ja. Ah, ecco qua. Voglio, stiamo giungendo quasi a termine di questa live video, naturalmente. Approfitto per salutare e ringraziare tutti coloro che si sono iscritti al canale. Oh, questo che dipingeva il muro invisibile. Ringrazio naturalmente Morino per il raid. Adesso poi finiamo la situazione qua e ci congediamo, facciamo i saluti per bene. Naturalmente saluto e ringrazio anche Dennuzzo per essere passato a moderare. Allora, mi sembra di aver preso tutto. Sì, credo di sì.
Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ringraziando ovviamente quelli che si iscrivono, ma soprattutto quelli che si disiscrivono, perché ovviamente questa è la parte che serve a crescere e a migliorare. Ok, allora mettiamo questo qua. Perfetto, l'abbiamo aggiunto all'inventario e abbiamo fatto aumentare anche i punti esperienza. Andiamo al menu principale, quindi allora approfitto ancora una volta per ringraziare. Adesso lasciamo i saluti come si deve. Allora inizio per ringraziare i nuovi iscritti che sono Danny Cordy Rose, poi ringrazio Stevie Bird, ringrazio Denuzzo naturalmente per essere passato a moderare, ringrazio ovviamente Moreno, ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi naturalmente che vi siete iscritti ai miei canali social. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo come sempre che nella descrizione trovate il link per iscrivervi ai miei canali social, oltre naturalmente troverete anche il link per acquistare il vero cibo biologico italiano al 100%, che ovviamente è quello di I Piani Bio. Ringrazio ancora una volta tutti quanti voi per aver guardato questo video. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto con un bel like. And so, thank you so much everyone for watching this video. Don't forget to leave a like down the video, leave a comment, and don't forget to follow my social media channels. E quindi, grazie mille a tutti. Thank you so much. E stato buono. Grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.